Siamo ora con la dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco del comune di Leporano. Questa sera l'estate leporanese, restate a Leporano, la 19ª rassegna estiva, la 19ª edizione dell'estate leporanese, vede protagonista il jazz con artisti di levatura internazionale. Penso innanzitutto ad Ada Montellanico. Sì, Ada Montellanico è una risorsa, è una musicista a livello internazionale. Noi abbiamo puntato sul jazz, e un ringraziamento va allo Ionio Jazz e a De Quarto che ha voluto fortemente questa serata. Noi l'abbiamo accolta e abbiamo voluto anche all'interno del cartellone rappresentare questa serata con musica di un certo spessore. Ecco, diversificando un po' l'argomento, proprio all'entrata della sala che ospita il concerto, un bellissimo manifesto che sta girando tutta l'Italia, "I bambini di Taranto vogliono vivere", è un manifesto che è stato appunto fatto affiggere dai genitori e la dice lunga sulla questione ambientale. I bambini di Taranto hanno diritto alla salute, ad una vita sana. E gli ultimi dati sull'incidenza dei tumori, della mortalità infantile a Taranto dovuto all'inquinamento, sono davvero questi dati raccapriccianti? I dati sono raccapriccianti. Noi sosteniamo le famiglie tarantine e questo cartello la dice tutta: i bambini di Taranto vogliono vivere. Come i bambini di Taranto, come tutti gli altri bambini, anche i bambini di Taranto hanno il diritto sacrosanto di vivere e di non ammalarsi, perché giustamente, come diceva Balzanelli in un post, il direttore del 118, in un post, una bambina che guardandolo negli occhi ha detto: "Dottore, fammi passare questo dolore alla testa". Io penso che non ci dovrebbero essere più questi momenti.